Beh, la casa non c'è più, ma almeno la scuola, quella ci dovrebbe essere. Incontrassi qualcuno a cui chiederlo. Ehi, lei! Dove va con quella testa? Biglietto per visitare il museo. Questo è il Museo del Popolo Scomparso. Tutta roba trovata da me. Tracce dell'antica civiltà della caffettiera, 3000 anni fa, roba autentica. Questo oggetto, ad esempio, è un oggetto sacro, antenna. Antenna? Scusi. Antenna. Antenna era il suo nome, veniva sul solito posto in alto per comunicare direttamente con la divinità. Questo popolo aveva grandi cognizioni di astronomia, pare addirittura che volassero e fossero arrivati sulla Luna, anche se poi non ne fecero niente. Questo è un totem rituale, propiziatorio, caricato di oggetti sacri. Veniva di solito costruito durante una grande festività nella quale si consumava un cibo propiziatorio chiamato panacchione o panattone, non si sa. Vedete? Ecco, signorina, non tocchi questi oggetti, sono molto rari, sa, e anche sacri, tutti sacri, ma ammirate la bellezza e la varietà delle forme, quasi inimmaginabili in un popolo così antico, questi addirittura antichissimi, pare del periodo pre-decaffeinato, legati a un culto di un misterioso antico dio, Moca, ma in particolare lei, la Venere napoletana, riempita di acqua sacra e lustrale e una polvere magica veniva messa su una faccia ardente finché cominciava a ribollire, a borbogliare e da cui usciva prima un denso vapore e poi in seguito un liquido denso, caldo, eccitante. E modestamente è una collezione unica al mondo. Molto interessante. Lei dice? Sono contento che le piaccia. Scusi, lei che è ferrato nei reperti archeologici, non è che per caso ha ritrovato anche i resti di un vetusto edificio di nome Scuola? Scuola dice? Sì. Aspetti. Ho trovato questa lastra graffita qui dietro.